Ciao ragazzi, sono Falconero, sono qua tornato con il nostro Monaco per giocarci il pre-live. Allora, cosa faremo oggi? Quattro partite, ovvero tre di campionato e una di well simulata, che tanto ormai siamo già qualificati come primi, in modo tale che ci potremo fermare il 19 e domenica in live faremo la fine del mese con la partita con Bayer Leverkusen e arriveremo tipo fino qua, fino al 18, così che ci sia anche tempo per chi la recupererà in differita per dare un parere, un giudizio, un consiglio su quello che andremo a fare poi durante la prima fase di mercato. Quindi, mi raccomando, domenica credo sempre alle 5, però potrebbe essere anche alle 6, insomma poi vi faccio sapere la conferma, però credo alle 5. Come al solito, tanto partite non ce ne sono a quell'ora, quindi potremmo stare tranquilli. Detto ciò, io partirei perché le cose da fare sono tante e noi abbiamo insomma di che faticare quest'oggi. Prima in classifica insieme al Borussia, chi l'avrebbe mai detto, e quindi tra l'altro da notare che la lotta per la testa della classifica marcatori è una lotta tra Haaland e Padulone. Il padulismo però ha vinto il premio di novembre, da sottolineare. Dunque Benotto è tornato con ben 2. Va pessimo. Stockley. Ma tu osservalo più da vicino, Benotto. Tanto che c'hai da farli lì in Svizzera. Allora, vabbè, formazione di campionato, Padulone, Ken al solito. Qua mettiamo il baffo. Allora, mi avete fatto notare l'ultimo episodio, e vi ringrazio, che il problema di Klosterman vale per una finestra di mercato, il fatto di non poter trattare con altre squadre, e quindi da gennaio possiamo reintegrarlo. Siamo teoricamente salvi e non dovremo intervenire sul mercato ulteriormente, per cui ce lo teniamo fermo fino a gennaio e poi subentrerà, diciamo che la sua squalifica durerà fino a gennaio e va bene così. Ce la possiamo fare? Ma io penso di sì. Devo dire che sta squadra è rapidamente decollata in quest'ultimo periodo e la cosa mi fa molto piacere. Padulone. A me comunque, come me, fomenta caviglia, non ci avete idea. Non so bene per quale motivo, ma ahia, è data brutta, Padulone. Mamma mia. Il peggior attacco del campionato. Non so toccare una palla. Mamma mia, che rischio. Bravo, Paolino. Guardalo in profondità. Niente. Oh, non riusciamo a uscire. Aiuto. Bravo, Caviglia. Mamma mia. Che giocatore. Guarda. Bravo, Paolino. Niente, no, devo spazzare. Bravissimo. No. Pallone che finisce in rete. Possono giustamente esultare per questo gol, frutto dell'ottimo prestito. Il problema è sempre quello. Senza le lenti magiche nei calcistici purtroppo non riusciamo a fare più niente ormai. Dai. Allora, ho sbagliato io a non spazzare su Paolino la prima volta. Però qui, cioè, io lì ho spazzato, ma ahimè. Makanda. Va bene. Abbiamo recuperato partite peggiori, forza. Guardalo. Bravissimo. Andrate che va dentro. Ah. Avessi crossato, sarebbe stato totalmente inutile. Dai che ci siamo. Forza. Alziamo un po' la pressione. Ma perché Ken non azzecca un passaggio insieme a Padulone? Perché? C'hanno pessima intesa Ken e Padulone. Tragica verità, purtroppo. Guarda quest'altro. Ma porca miseria. Mamma mia. Perché stiamo facendo questa fatica abnorme? Neanche col Bayern Monaco. Perché? Niente, non... Dai. 42esimo. Buona.
Si libera bene, occhio perché ce la fai? Ci arrivi? Non ci arrivi. Contrasto decisivo questo. Bravissimo. Ma non è fallo mai. Brutta. Un tiro in porta è veramente troppo poco per noi. Perché stiamo giocando così male oggi? Non è mai successo. È tutto l'anno che dominiamo ovunque in Germania. Perché mo sta novità? Oh, io non riesco a vincere un rimpallo. Guarda che roba. Guarda che roba. Guarda che roba. Ma guarda che roba. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto. Concesso il vantaggio. Paolino. Bravo Paolino. La difesa spazza via il pallone. Dai. Capirà, Alla il suo scatto. E quando mai? L'unica cosa che non sa fare è scattare. Guarda Ken. Porco. Tutto. È buona? Non è buona. Niente. Mi serve il caffè Luis. È l'unica. Contro lo script. Solo caffè Luis. Forza. Di forze fresche. Unica speranza. Ken, mi dispiace. Tocca a Luis. Contropiede. Eccolo. Muriel. Hanno il pallone che porta la parità. Attenzione. No. Non è possibile. Comunque come si lascia lui in mezzo tra le linee è incredibile. Padulon. No, Padulon. Pure lì comunque oggi... Padulismo un po' fuori fase, eh. Padulismo appannato. Niente. Ma tanto io non vinco un rimpallo oggi. La tragica verità. Niente. Mamma mia, Neuer sul palo suo per una volta. Comunque, oh, manca Kim Min-ghye, neanche una ammonita oggi, eh. È lui che nervosisce. Però io vorrei fare un'azione da gol prima della fine della partita. Un tiro sarebbe particolarmente gradito. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa. È partito Luis. Luis. Wober, quanto cazzarola sei veloce. Non riesco a Sartanomo. Oggi. Incredibile. Allan ruba una palla incredibile. Padulone. Non si arrendono, vogliono almeno il pari. Mannaggia la morte. Stava a guardare Luis che tornava dal fuorigioco. Niente. Berardi. Ma che cazzo? Duro, ma regolare. Niente. Guarda che roba. Non riesco. Finita. Abbiamo perso. Mette giù il pallone, occhio al pressing. Abbiamo perso. Ce se crede. Non so riuscito a fare un'azione. Hanno una difesa granitica. Impressionante. Manco con le sgroppate sulla fascia. Neanche con gli inserimenti. Tutto quello che uso di solito io per scardinare le difese altrui. Niente. La migliore difesa che ho visto quest'anno. E stanno questi in classifica? No, perché mo. Tocca capire dove stanno questi in classifica. E poi deve succedere. Sia la V. Morale alto. Non ripeteremo una cosa del genere, dai. Si spera. Allora, vabbè, lo vedremo dopo. Sono deluso, mister. Stavi a giocare male. Difendo la mia scelta, amico mio. C'era lo script e si sa cosa serve contro lo script. Il caffè Luis e non è bastato neanche il caffè Luis oggi. Quindi che devi fare? Andò così. Allora, adesso Corbetis, tanto ripeto, ce ne può fregare di meno. Si può andare con squadra B. Io me devo fare una squadra B assolutamente.
Qua ci interessa relativamente poco. Comunque giocano sempre i soliti che gestiscono, diciamo, l'Europa, che sono sempre loro. In porta Falche per una volta. Tanto ripeto, a noi della sconfitta non ce ne può fregare di meno. Quindi possiamo serenamente simularla. Vediamo un po'. 3-0, uno sveglione mai visto. 37 di possesso palla, vabbè, comunque. Poco importa. Poco importa. No, dicevo, ma l'Eintracht dov'è che sta in classifica? Quindicesimo. 23 gol subiti. Una difesa che pareva, vabbè. Comunque, Borussia sta 3 avanti. Poco da fa. Poco da fa. Grazie Akpa. Spostata, devo tornare. Vabbè. Con chi ci abbiamo l'Europa League? Hanno già fatto i sorteggi? No. Sì. L'Utrecht? Vabbè. Vabbè. Di lusso. È annata di lusso, è annata. Ma è annata completamente di lusso. Ma che svolta. Cioè, non poteva andare meglio di così, sinceramente. Non poteva andare meglio di così. Allora, se sì, magari Klosterman. Detto ciò, io vorrei far giocare a basso oggi una volta, perché non gioca mai, poraccio. E credo che così facendo, forse. Ma quale Danimarca? Voglio l'Italia io. Ah, il Colonia è undicesimo. Tanto da notare l'altissima definizione delle immagini, eh. No, dico. Vabbè. Si diceva. Allora, Kimminghè torna per forza perché la difesa è stanca. Itakura, Kimminghè, vediamo se si fa ammonire pure oggi. Colonia con Belotti. Così, un Belotti selvatico a dominare l'attacco del Colonia. Dai, va. Di Colonia. Si può Difficile prevedere fare. chi possa Ma mettere il perché non gliela gol. dai a Ken? Bundes Si odiano per sconfitto. me, Padulone e Ken. Sette gol C'è una segnati. sorta di. Messi cambiato. Speriamo che Bravissimo, possa però. regalarci emozioni. Lascia partire Messi! Pirlo. È Padulone! 1-0. Trova nei Messi è gol. Padulone! Nel tournée! Sì, Padulone! Bene. Bene. È bastato un attimo per riprenderci. Tutti col cappelletto, bravi. Ecco il play del gol. C'è da Tutti i piccoli 8 soffrire mile. tra Lukaku e Massa Alivan. Padulon. Maionese Quando messa lo metti micidiale. sotto porta, Bundes con la palla Padulone. davanti al portiere. Ricomincia la Alivan corsa. sbagliato. Borussia Ha sfondato non ti Lewandowski sullo temo. scialle. Haaland non ti Ripresa di temo. attività. Fa Oh! sicuramente È notizia perché sta al di passato. sotto delle previsioni del Bayern. Arca. Squadra che è abituata a prendere Tiello, gol tiello, ben Padulone. altri risultati. Prima parte del Via del campionato fallo, via del fallo. all'Olo. Bravissimo, Padulone. Cartellino d'arrivo qui. Il giocatore era in L'hanno posizione fatto fallo in pericolosa. tre. Non so. L'arbitro Allora. non ha avuto dubbi qui, Come ha ammonizione. tenuto le. Basta, Colpo di testa comunque. di C'ha un Bundes, fisico fallo. Padulon. Fuori Ultimamente che fa rotellina. impressione, Poteva il suo bel da fare per sistemare la barriera. eh. Vuole Dai, è Lewandowski passata, senza Padulon. problemi. Margherito. Avanza sulla tre quarti. Non Abbas. può sbagliare da lì. State zitto Decisivo il ogni volta contrasto che per parli. la Muore sfortuna per il qualcuno. Milan. Oh. Giocata di qualità per intercettare il Abbas. pallone. Abbas. Li Palla manda per al bar. Bundes. Niente. Murato. Guarda Ken. Mandagliela un po' più profondo. Bravo Ken. Lo scatto bruciante di Ken. L'opportunità. Ma perché così? Ma La perché spazza via con un così? intervento davvero Caputovic. tempestivo. Messi, niente. Palla Oh, orbitante. però. Intervento Ah, sono fondamentale. che delle marcature oggi. Inspiegabilmente strette, eh. Che mi chiede? Niente, vabbè. Direttore di gara Ha concede levato la palla l'opportunità. all'ultimo Rilascia secondo. Io che Bundes. devo fa'? Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Era l'intervento troppo ghiotto quello. Bellissima la Prova palla di Ken. lungimirante profondo. Messier. Cosa hai fatto, Messier? Mamma Palla mia, in che cosa gli gioco. stava facendo? Vabbè, dai, ammonizione per Kim. Dai, siamo Palla che pronti. No, finisce fuori. graziato. Incredibile. Una volta che fan fallo da Momento giallo. in area. Cerca il Ma tiro. non è Esce e possibile. recupera il Una volta pallone. che fan fallo da giallo, non glielo danno.
Solamente inventati per Kim, ma vabbè, ormai si è capito che c'è un accanimento a buffo contro di lui. Difesa messa benissimo, Bravo, Kim! Abbas. Abbas. No! Potremmo stare tipo 4-0, non riesco a concretizzare. Brutta disattenzione, pericolosa. C'è spazio per il cross. Non riesco a... guarda, guarda se mi pareggiano. Ma... ci starebbe bene. No! Mamma mia, l'ho vista dentro. Partitaccia comunque, partitaccia. Oh, niente. Mamma mia, Neuer. Finalmente si è svegliato. Partimi, partimi, niente. Oh. Mamma mia, ancora. Abba... no, era ripartito da 4. Fantasmagorico. Dopo i primi 45. Cioè, uno stop a seguire del ginocchio meraviglioso. Potevamo andare in contropiede bruciante. Vabbè. Comunque Abbas da tenere d'occhio, perché secondo me ha il potenziale per rappresentare quel dodicesimo che ci serviva a centrocampo. Comunque io più guardo sta squadra e più non mi viene in mente come rinforzarla. Dico la verità. Cioè, se recuperiamo anche Klosterman a gennaio, diciamo che tutto dipenderà dalle offerte che riceveremo. Perché dovesse partire qualche big, lo potremo sostituire con uno più forte, considerando appunto le offerte, quelle irrinunciabili che abbiamo di tanto in tanto. Però dai, raga, bravo Kimi! Non ha avuto dubbi l'arbitro, dopo la norma del vantaggio è arrivata la punizione. Non per aver fatto cosa? Ah, ecco! Vabbè, ragazzi, su! Che fa? Che fa? Allora fischiamo tutto! Allora fischiamo tutto! Stava partendo un contropiede, ho cercato di fermarlo. Messi le Padulon. Mamma mia, che potenza fisica! La potenza. No! Niente. Io non ci posso credere. Brava Bass. Fai partire. Bravissima la palla fra le linee. Mamma mia, oh. Ma è una roba allucinante. Si dice che l'ultimo a cui ha detto ti vedo bene sia morto di infarto 10 secondi dopo. Cioè, io veramente non c'ho parole. Io non c'ho parole. Dai, Hack. Margherito. Fino in fondo. Lo salta. Gli gira intorno. Niente. Non riesco oggi a fare mezza finta. Bravissimo, Kavusovic. Margherito, per portarla fuori. Mamma mia, che partita. Ok, 3 punti benedetti. Benedetti, devo dire. Si chiamano come l'aria. Adesso speriamo che Leverkusen ci rallenti il Borussia, ma la vedo complicata. Allora. Oh, ha saltato una partita. Cioè, mica è successo... una partita è saltata, non è che lo so, 6 anni che lo tengo fuori. Una partita può capitare, diamine. Mica le può giocare tutte. Oh, intanto Ken ha completato l'allenamento come torre. Bene. E lo passiamo in attaccante mobile. Così Kavusovic è contento, apprezzo il tuo impegno. No, squalificato Kimi col Gladbach. Vabbè, offerta nazionale Australia. Niente, Australio non ci interessa. Dunque, abbassa e fa gioca McKenny. E torna Banis. E va bene così per ora. Akpa, Gary Bargheri. Mi porterei giusto Juan Camilo, che non si sa mai. Andiamo così. Dunque, niente, Borussia ha vinto. Siamo sempre a meno 3. Vincessimo Gladbach, saremmo lì a insidiarli un po'. Poulsen sta in condizioni meravigliose, quindi attacchiamo sulla loro sinistra. Bene. Arriva, tocca vincere.
Allora, Gladbach in emergenza enorme sulla sinistra, per cui possiamo aggredire lì. Perché tra 5 minuti Google sarà svenuto e noi ne potremo approfittare. Capirai, gli fanno fa pure tutta la fascia. Sono aggressivissimi, non riesco a uscire. Guarda che roba. Io... vabbè. Non si riesce. Non ho toccato palla in 13 minuti. La roba è imbarazzante. Vabbè. Padulon. Bravo Ken. Guarda che roba. Ma guarda che roba. Raga, non si riesce a uscire. Non si riesce a uscire. È una roba imbarazzante. Non riesco a uscire dalla mia metà campo. Delle marcature pazzesche. Guarda quest'altro. Niente, non ce la facciamo. Giro palla ipnotico. Mamma mia, aveva pure dato di prima. Sai, andava quella. Vai, vai. Prima rete della partita per il Dortmund. Hanno l'occasione, attenzione. Padulon! Padulon! Ci pensa sempre lui. Padulone, sì, Padulone. Ci pensa sempre lui. Mamma mia, che pigna che gli ha tirato. Io in realtà volevo darla a Vidas. Ma va bene uguale. Ammazza che botta. Sembra il gol che fece Vieri contro la Fiorentina ai tempi dello scudetto. Mamma mia. No, era l'anno prima dello scudetto, mi sa. Su assist di Salas, i laschiari si ricorderanno sicuramente a che gol mi riferisco. Se non siete la sera andate a vedere, perché gol meraviglioso. Bravissimo. Ma perché ho tirato? Ma perché ho tirato? Che sono un pirla, vabbè. Va bene. Allora, dobbiamo assolutamente passare avanti, se no è un macello. Romero. Guarda Vidas. Bravissimo. Vidas, ti prego, ma la chiudi? Ma la chiudi? Porca miseria, l'ha fermata lì. Guardalo. Ma dai, la padulone invece di darla a Ken. Romero. Brutta palla. Io mi gioco Camilo. La partita potrebbe essere quella giusta per Camilo. Juan Camilo. La panca si potrebbe rafforzare un po', con qualche nome un po' più celebre. Apri tutto. Mamma mia, che brutta apertura, Padulò. Guarda McKenny! No, non è possibile. Gary. Margherito alla Di Canio. Con West Ham. Più o meno. Lo ricorda. Mamma mia, che orrore quello di McKenny. Meno male che è stato subito cancellato. Mazza. Porca miseria, che gol che ha fatto. Se ci fate vedere. Bello. Margherito c'è. Da oggetto misterioso a certezza. Bravo. Oh, Margherito. No, era andato via tipo Cassano col Bari. Cioè, veramente una roba. Margherito di Bari vecchia. Vabbè. La chiudiamo? Sono sbilanciatissimi loro? No. Stavamo 4 contro 2. Ma come si fa? Grande adrenalina in campo. Grande chiusura difensiva. Stanno pressando con una cattiveria disumana. Guarda quanti so davanti. Bravissimo. Era palla piena. Era palla piena. Adesso no. Decidono di pressare il portatore di palla. Ma perché lì? Ma dalla giù. Sta palla. Bravo Padulone. Niente.
Non riesco a ripartire. Bene così. Mamma mia. 3 punti targati Margherito. Bene. Brutta partita comunque da parte nostra. Borussia ha vinto un'altra volta. Borussia sta a fare un filotto che fa quasi paura. Fa quasi paura il filotto del Borussia. Pensavo che ce l'avremmo fatta. Non è stato facile, la verità. Bella, ha giocato bene. Cioè, avversari veramente tosti. Comunque, io volevo vedere un attimino il Borussia. Borussia sconfitto. No, noi siamo. Dunque, sconfitto 2 volte. Cioè, il miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa. L'Augsburg, la miglior difesa con 13 gol subiti. Però hanno sta attacco da 44 gol che non riesce a stargli dietro. Non riesce a stargli dietro. Cioè, Padulone sta lì, però con una fatica senza senso, eh. Volevo vedere un attimo, prima di chiudere. Non me lo dice i cartini gialli? No. Ah, sì, sì, me li dice. Volevo vedere, Kim Min-kye quanti cartellini ha preso? Vabbè, dai, 5 cartellini. Stavo peggio. 5 su 14 partite. Certo, è più ammonito della squadra. Tutti 1-1-1. Fantastico. Fantastico, fantastico, veramente, Kimmy. Allora. Sta andando benissimo. Scusate, vi ho scontato. Bene, ragazzi miei, niente. Noi ci vediamo domenica alle 5, salvo cambiamenti. Che eventualmente vi comunicherò, però l'idea è quella di farla alle 5. Per cui, ragazzi, io vi saluto per adesso e speriamo bene, perché sarà una fase di mercato molto molto tosta.